Salve a tutti, siamo qui con un nuovo video. In questo video, ragazzi, oggi dovremo evadere dalla prigione. Vi ricordate nello scorso episodio? Beh, siamo stati catturati bene o male dalla polizia ed è per questo che oggi dobbiamo riuscire a evadere. Oh, bene, finalmente hanno aperto le porte, ragazzi. Non le porte che vorrei che si aprissero oggi, ma le porte che ogni mattina aprono per farci fare la nostra ora d'aria e il girettino classico. Quindi ci sono già tutti i miei colleghi o compagni qua sotto che uno si sta fumando una... Ma come fai? Come hai fatto? Come sei riuscito? Hai corrotto una guardia? Non è possibile che ti lasciano fumare dentro? Oh mio Dio! Ok, beh, questa cosa la voglio sapere dopo, ma adesso quello che devo fare è servire il cibo ai prigionieri. E che caspita, già mi mettete subito al lavoro. Comunque, ragazzi, come vedete sotto c'è scritto che ho 10.233 minuti da passare in galera, il che non è proprio il massimo. C'è già qualcuno che si sta allenando qua, il che non è anche questo proprio male. Vorrei farmi un allenamento prima di servire la colazione a tutti, quindi qualche push-up velocissimamente. 3, 4, 5, 6, 7. L'unico modo per tenersi svegli e attenti in cella, in carcere, in prigione è quello di tenersi allenati. Quindi, sapete, mens sana in corpore sano, quindi ovviamente... Ah, ho fatto il mio lavoro mattutino, è stato fatto. Ok, forse dovrei impegnarmi un minimo di più, ma comunque adesso dobbiamo servire ai prigionieri il cibo. Quindi prendiamo un attimo un vassoio, vediamo qua che cosa ci danno stamattina. Mi sa che ti danno semplicemente la solita sbobba, quindi i soliti hamburger, le solite cose. Mai nulla di sano, mai nulla di buono. Vabbè, purtroppo è così, quindi eccoci qua. Quindi abbiamo preso un panino e una Coca-Cola e credo che non ci sia niente da riscaldare, sinceramente. No, perché tanto c'è un panino e una Coca-Cola normali, quindi... Ok, fatemi passare... Grazie. Allora, signori, prego, eccoci qua. Direi che se volete qualcosa da mangiare, ecco, è qui disponibile per tutti. Ad esempio, lei che cosa... diamine, questo non mi ci voglio avvicinare. Ok, però devo servire anche lui, quindi... Salve, eccoci qua. No, guardi, voleva lasciarti il cibo. Questo non so se sta facendo yoga o cosa sta facendo. Scusa, c'hai voglia di mangiare? Scusa, ehi, vuoi mangiare qualcosa? Oddio, vabbè, niente, non vuole mangiare niente. Ok, mi scusi, qualcuno, perché se non ho nessuno ha fame, io qua me ne... Mannaggia, ok, sapete che cosa? Sapete che cosa? Ecco, fatto. La mia sentenza è stata abbreviata. Wow, di quanto? Di 20 minuti, di 30 minuti. Ok, grazie mille, eh. Grazie davvero, no? Incredibile. Guarda, se non ci fossero i lavori forzati, io... Quando me ne andrei, veramente? Guarda, quando me ne andrei? Mai me ne andrei, mai me ne andrei. Vabbè, senti, guarda, lasciamo stare, ragazzi. Dobbiamo portare altro cibo. Ma mi sa che mi vado a prendere un po' di... Vado a prendere un po' d'aria, sinceramente, perché mi sono un attimo stufato. No, di qua non posso andare, mi sa. Il cortile, mi dimentico sempre dov'è il cortile. Ok, qua, da questa parte. Meno male che ci lasciano uscire, almeno questo. Ah, è anche una... giornata schifosa. Mannaggia la miseria, l'unica volta che volevo una bella giornata di sole, oggi mi sono svegliato proprio con la voglia di avere un po' di sole e niente. Neanche questo mi fanno avere. Che poi è strano che la gente voglia sempre stare dentro solamente perché fa un minimo di freddo e nessuna voglia di uscire di fuori. Incredibile. Vabbè, no, forse qualcuno c'è lì. Forse c'è una persona che si sta allenando lì fuori. L'unico, proprio l'unico di tutto il carcere che abbia voglia di... Vabbè, andiamo a vedere che cosa sta facendo questo. Ma che caspita? Oh mio Dio, ragazzi, meglio che non mi avvicino a ste persone, perché non si sa. Sapete com'è la vita in prigione, giusto? Oh, mamma mia, l'entrata sarà questa. Penso proprio di sì. Eccolo qua che si sta allenando. Ma che c'ha un sacchetto in testa? Ma che cosa... caspita? Jordi. Ma che cosa sto sentendo qui? Mi devo allenare, Jordi. Va bene, allenati. Allenati. Oddio. Tanto. Oddio. Allenati. Jordi, sì. Mi alleno, guarda. Uno, le mappe per le fogne. Due, dobbiamo scappare. Dobbiamo tornare. Dobbiamo scappare. Jordi, sei con te? Allenati. Allenati. La mappa deve essere nostra. Va bene, Jordi. Ciao. Piacere. Ciao. Non ti fidare di lui. Jordi non vuole. Jordi non vuole. Che cosa sta succedendo? Con chi stai parlando? Non lo vedi, è il mio amico Jordi. Io vedo te con un sacchetto in testa, amico mio. Ecco forse perché nessuno ti accetta dentro la prigione. Come fai? Non lo dire. Jordi. Jordi vive. Guarda che si arrabbia, non lo farà arrabbiare. Ma senti una cosa, scusa. Uccidilo. No. Ok, sì, senti, io ho tante domande in questo momento, ma volevo dirti una cosa, semplicemente...
Stavi parlando di qualche cosa riguardo una mappa? No, non è vero. Uccidilo. No. Jordi vuole farti male. Sì, spiegami meglio questa cosa, Jordi Io Jordi. Mi chiamo Flynn, ciao. Ok, Flynn, piacere. Senti, parlami di questa mappa un attimo, non ho capito bene di cosa stai parlando. No, Jordi non te lo vuole spiegare. Beh, ma Flynn... Lo ci ha sentito. Jordi, no. Flynn me la vuole spiegare, per favore? Non ti puoi fidare, però forse dovremmo... Senti, se facciamo fai? Così, guarda, facciamo così. Io ho capito una cosa, tu hai un segreto e stai cercando di nascondermelo. E questa cosa non mi piace, e sai perché? Perché se non mi spieghi che cosa sta succedendo, io vado dalle guardie e una certa mappa potrebbe Jordi! Essere un'informazione molto succolenta. Jordi, ma dobbiamo ucciderlo, dobbiamo farlo stare in silenzio. No, Jordi, non uccideremo mai più se lo uccidiamo, Jordi. Non puoi uccidermi. Dobbiamo ucciderlo. Non mi ucciderai mai. Senti, spiegami che cos'è questa mappa e facciamola finita. Guarda, Jordi, io voglio uscire e scappare quanto te. Quindi se uniamo le forze, possiamo trovare sta mappa e uscire da qua. Forse non ha tanto torto e dobbiamo fare le cose da soli noi. Poi questo ci tradisce. E dai, Jordi, non possiamo. Senti, sempre io, stare pensaci da un soli. Attimo, Jordi o Flynn, pensaci un attimo, ti aspetto tra 5 minuti alla caffetteria. Va bene. Io non so se fidarmi di questo tizio, ragazzi. Che cosa ne pensate? Voi nei commenti scrivetemi se fidarmi di questo Flynn o Jordi o comunque caspita si chiami. Non so se ha informazioni attendibili, ma effettivamente passando mi sono accorto di questa parola, mappa per scappare dalla prigione. E sinceramente non denigrerei completamente un uomo così, anche se probabilmente è completamente schizzato e forse non ha affatto ragione e se l'ha inventato chissà di sana pianta. Ma se c'è del vero, io devo scoprirlo. Ed è quello che voglio fare oggi. Ok ragazzi, bene, allora a questo punto mi ha detto la guardia che devo pulire i pavimenti, che è la cosa che preferisco meno di tutti questi lavori che mi fanno fare in prigione, quindi fatemi prendere giusto qua una scopa per pulire tutto lo schifo che gli altri prigionieri purtroppo fanno. C'è cibo, c'è di tutto e di più qua, eppure devo mettermi io ogni volta a pulire. Quindi vabbè, non sono l'unico che pulisce, c'è anche quello lì, ma quello fa più finta che altro, guardate, cioè non mi sembra che stia pulendo un granché qua. C'è sempre quello che fuma, c'è sempre quello che flexa i muscoli e lui, io devo fare invece il lavoro. Mi sento il più sano, a volte vi giuro ragazzi, mi sento il più sano di tutto il carcere. È una cosa veramente incredibile, ma purtroppo comunque io ho rubato le macchine, quindi devo finire qua. Mi merito non di certo 10.216 minuti a parer mio. Poi mi scriverete voi, secondo voi, se è una cosa che... scrivetemi qua sotto un commento e cercherò di rispondere a tutto quello che riesco. Quindi abbiamo fatto anche questa, però vorrei riuscire a capire se devo pulire ancora o mi graziano su questo lavoro. Forse se perdo tempo come fa questo tizio, il mio lavoro finirà nel più breve tempo possibile, perché veramente non c'ho voglia di farlo. Comunque, per scappare dalla prigione, ragazzi, ho queste idee in mente. Quindi, uno, devo riuscire a costruirmi un esplosivo e ho già in mente come fare con alcuni ingredienti che si trovano in giro. Il problema però è che non è del tutto... aspettate che c'è Flynn qua. Ok, senti, vieni, seguimi. Qua non possiamo parlare, c'è troppa gente. Vieni con me. Tanto ho accesso qua che ogni tanto faccio il cuoco la mattina. Vieni qua. Dai, forza. Vieni con me, che questo è il posto più sicuro di tutta la prigione. Non so se ci sei mai stato, non so se ti hanno mai picchiato qui, ma comunque. Allora, io ho fatto una cosa brutta. Ok, vabbè, tutti abbiamo fatto cose brutte, se no non ci troveremo qua. Allora, spiegami un attimo che cos'è questa mappa e qual è questo piano che hai. Va bene, però ascoltami. Sì, ti sto ascoltando, dimmi. Se vuoi partecipare anche tu. Devo partecipare anch'io, siamo in due, capisci? Okay. Devi parlare con Jordi però, perché lui ti vuole dire una cosa. E chi è Jordi? Non lo vedi? È qui? No. Ok, presentamelo però, allora. Vuoi conoscerlo? Sì, conosciamo questo Jordi, va? Siamo al suo gioco. Flynn? Non c'è più Flynn. Ok. Io sono Jordi. Va bene, Jordi. Ok, posso parlare con te adesso? Se tu vuoi partecipare, sì? Tu devi darmi la tua parola. Ma certo. Tu non certo. ci tradirai mai. E se no. tu mi tradirai, io ti troverò e ti mangerò. Ho capito. No, non ti tradirò. Anche perché se tu trovi un modo per scappare da qua, sinceramente ho tutto il vantaggio di scappare da qua e seguire quello che dici. Quindi tranquillo, non ti tradirò. Giuramelo. A meno che. Te lo giuro. Sul Charmander che ho a casa.
lo giuro su Chardenmer che è a casa. Jordi? No, sono Flynn. Ok, Flynn, allora. Hai parlato con Jordi? Ho parlato con Jordi, ho accettato le clausole di giurare su Charmander che c'ha a casa. Lo sapevo che ce la faceva così, ogni volta fa così, ogni volta sulle mie cose. Sì, vabbè, ok, allora, spiegami questo piano prima che sia tardi, che non voglio perdere tempo qua, voglio scappare prima possibile. Ho degli affari da portare avanti a casa, nel mio bunker, e questo è l'unico modo per portarli avanti, scappare da questo posto. Va bene, ora ti dico tutto, però tu mi devi ascoltare bene. Tutto è racchiuso nel... Sì. Porca miseria! Ok, Flynn, dobbiamo andare a lavorare, perché purtroppo qua se non lavoriamo ci... lo so, neanche a me piace lavorare, ma è l'unico modo per tenerci attivi. Senti, allora, facciamo una cosa, appena finite le mansioni, ci ritroviamo qua, sempre nella... Ruba il ketchup! No, non si fa, Jordi! Non puoi rubare il ketchup, Flynn, se no danno la colpa a me. Forza, fuori da qua, fuori dalla cucina. Prima che ti sbatto fuori, vai vieni dalla cucina. No. Vai, esci da qua. Ok, quindi devo servire altro cibo ai prigionieri, a quanto pare, apparentemente. Quindi purtroppo è la mia mansione questa. Certo, è un lavoro gratificante e ottimo per il fatto che è sempre un posto di privilegio in cucina, ma purtroppo ogni tanto si arrabbiano con il cibo, dato che servo praticamente solo hamburger, ma questo è quello che mi dà la prigione, è sbobba. Però adesso serviamo il cibo qua a qualche cella. Oddio, ma c'è ancora questo? Semplicemente non voglio andare da quel tizio che fa tutti i segni delle gang, è terribile. Vediamo se c'è qualcun altro qua in giro. Ok, comunque questo carcere non è assolutamente sovrappopolato, anzi, quasi problemi di sottopopolamento, il che forse è ottimo per... Ah, ecco, qua c'è un prigioniero. E anche questo fai sì, mannaggia la miseria, ma incredibile. Amico, vabbè, sentite, io di sta gente, vi giuro, non ce la posso fare. Qua ho del cibo da servire, se non c'è nessuno... Ecco, forse questa che è una cella aperta. Mio Dio, ma c'è certa gente veramente incredibile. Ok, bene, devo purtroppo, adesso che abbiamo mangiato, devo lavare i piatti. Ehi, Flynn, che fai? In cucina. A me fanno lavare i piatti. Anche a me mi hanno fatto lavare i piatti. Adesso c'è una cosa che non so cosa devo fare. Io ho finito di lavorare. Ruba il ketchup! Flint, o come caspita ti chiami, non provare a rubare qualcosa, specialmente il ketchup. Ma io ho bisogno del ketchup. No, tu non hai bisogno del ketchup. Facciamo così, dato che ormai ti conosco e mi stai simpatico, ok? Allora, quando ci sarà il prossimo cibo che dovrò consegnare, ti aggiungo un ketchup in più, va bene? Una bustina di ketchup in più, ok? Sì, basta che adesso non lo rubi, sì. Te lo do io. Sì, va bene. Vai adesso a lavorare se devi fare qualcosa, o se no, vabbè, dimmi tu. Va bene, allora vado a cercare le gomme da masticare sotto le panchine. Mi raccomando, non dimenticarti il piano quando... Ma porca miseria, adesso non ho appena finito di lavare i piatti, mi mettono a... Oddio, io odio piegare i vestiti e fare tutte... No, il bagno non mi ci avvicino oggi. L'ultima volta, ragazzi, è successa una cosa brutta ad un altro carcerato lì nei bagni, quindi non preferisco non parlarne, sinceramente. Ok, in lavanderia, perfetto. Allora, per fortuna sono solo qua. Anche qui succedono sempre cose brutte perché non c'è sorveglianza molto spesso. Ci mettono gente in mezzo alla lavatrice, cioè roba veramente assurda, ragazzi. Quindi vediamo quali sono quelli da piegare i vestiti, credo questi. Ok, sì, sono questi, in effetti. Quindi fatemeli portare al... Devo farlo il più velocemente possibile perché non c'ho veramente voglia di fare sto lavoro. Qua che ci sono le assi da stiro, perfetto. Purtroppo mi fanno fare lavori del genere. Io avrei voluto fare qualche lavoro magari con le macchine, quindi riparazioni, roba del genere. No, hanno paura che io mi metta a rubarle, a quanto pare, o qualcosa del genere. Poi vorrei fare, non lo so, anche il legno, l'operaio, qualunque lavoro del genere. Invece no, mi fanno fare lavori da casalinga. Oh, ok, è suonata la campanella. Perfetto, oh, bene, finito. Ho trovato una sigaretta mentre facevo i miei lavori. Wow, una sigaretta. Beh, questa magari la do a Flint per corromperlo un attimo, per aiutarlo a ricordare, sapete come si suol dire, no? Quindi vediamo se Flint adesso mi sta aspettando giù in cucina, e vediamo, in dispensa, anzi, vediamo se riusciamo a fargli fare... Infatti è lì, aspettate, caspita, mi sa che ancora... Ah, eccolo, guarda, è suonata la campanella, hai sentito? Andiamo di nuovo in dispensa. Devo posare mi sa questo. Che hai attirato attenzione un po'... Basta, smettila, no, già, ecco, questo è quello che succede a chi... Flint! Oh, caspita! Aia! Scusa! Aspetta! Aiuto, Flint!
Dio, no. No, 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 tranquillo, tranquillo, tranquillo. Basta, basta, Flint, basta. Basta, basta, basta. No, no, aspetta. Bastati. Caspita, vai, vai. Picchiatevi. Oh, questo non è Flint, mi sa. Questo mi piace. Questo. Guardie. Guardia! Già fa finta di non vedere! Caspita! Sì, finalmente un po' di sfogo! Sei sicuro che non ti serve una mano, Flint? Guardalo! Oh, Jordi, o come. Colpo finale! Colpo finale! È stato veramente un colpo finale questo! Vai, Annina! Che è successo? Oddio! Che è successo? Oddio, ma si è addormentato! Forse ho consegnato i panini in ritardo! Che è successo anche a quel signore? Perché dorme per terra? Vabbè, vieni, andiamo, ce ne via prima che ci incolpino di tutto qua. Anche se effettivamente è stata colpa nostra, va. Allora, siamo no, non rubare il ketchup. Cosa ti ho detto? Che ti do la doppia porzione di ketchup dopo. Però, vieni qua, vieni qua per cena, te lo do. Mannaggia, ho perso i miei occhiali, mannaggia, non sono lo stesso senza gli occhiali. Sto piano. Adesso che non c'è la campanella, spiegamelo subito. Va bene. Allora, adesso te lo spiego subito, però tu mi devi ascoltare perché sennò poi Jordi ti sto ascoltando, ti sto ascoltando. Dai, dimmelo. Ok. Allora senti, il piano è entrare dentro la zona della sicurezza, va bene? Ok. Sì. E rubare il ketchup. No. E rubare... Sto perdendo tempo qua. Torna qui. Ok, va bene. Bisogna rubare la piantina delle fogne. Hai capito? Nella zona di sicurezza è lì che... E per fare questa cosa bisogna distrarre la guardia. Hai capito? Ok. Non sono proprio uno pratico di distrazioni. Allora, vieni con me. Ti spiego una cosa, ti faccio vedere una cosa. Vieni con me. Questi ancora sono rimasti... Fa la ninna. Vabbè, quello sta... La ninna, anche quell'altro fa la ninna. Sì, allora, vieni con me di sopra. Adesso facciamo un attimo di... Cioè, guardiamo un attimo. Vedi? Ecco, adesso ad esempio c'è nel gabbiotto una sola guardia, ok? Perché adesso è mattina. Va bene. Quindi questo sarebbe il momento perfetto. Però prima voglio farti vedere una cosa. Perché dobbiamo riuscire a tenerci in contatto un secondo per organizzare bene queste cose. Quindi se vieni con me ti faccio vedere un segreto. Vieni qua. Okay. Allora qua tra i vestiti. Aspetta che c'è qualcuno, sento delle voci. Forse c'è qualcuno. Stiamo attenti. Vuoi che lo mangi? No, non mangiare nessuno. Ma perché? Mamma mia, non, meglio che non chiedo. È questo. Guarda, che mi serve il ketchup. Cerca qua dentro. In uno di questi cerca. Ad esempio in quello. Sì, cerca lì dentro. Okay. Dovresti riuscire a trovare un cellulare. Allora, aspetta. Allora, queste sono delle mutande sporche. Che schifo! Dai, Jordi, coopera! Dai, concentrati. Allora, questo invece, questo è un cuscino tutto pieno. Dai, cerca, è un cellulare, dovrebbe non essere l'unica. Dormi ordini. L'ho trovato. Aspetta, okay, questo. Oh, aspetta, okay, fammi vedere. Dovrebbe essere vedere quello. Sì, è l'unica cosa. Cellularosa che c'è dentro. Sì, è questo, ecco. L'ho trovato. L'hai trovato? Ok, dammelo un attimo. Ok, grazie. Allora, facciamo una cosa. Adesso ti faccio vedere. Oh, mannaggia, mi si è aperto tossito per sbaglio. Aspetta che... Dio. Ma che caspita... No, aspetta. No, come che... Aspetta. Non è neanche... Caspita, gatto, caspita. Devo togliere... Aspetta. Questo è perfetto. È perfetto. Ok, allora, guardalo. Lo vedi? Guarda il mio schermo, lo vedi? Ok, guardalo nel mio schermo, lo vedi? Okay. Questo qua devi usare. Questo, tieni il telefono. Non ammazzi me, devi al massimo ammazzi la guardia. Se proprio devi ammazzare qualcosa, ammazzi la guardia, non ammazzi me, aspetta. Lo spengo. Non lo fare più, lui si arrabbia quando vede queste cose. Ma davvero? Sì. Quindi se io faccio così, tu ti arrabbi? Smettila di prendermi in giro. Io ti ammazzo. Ti mangio i capelli e poi io. Meno male che l'hai tolto, perché lui si arrabbia. Non lo fare più. Ma perché dovrebbe arrabbiarsi? Oddio, ma questa cosa è bellissima. Ma togli questo video. Io giuro che prendo le tue ossa. Smettila. Ok. Ho capito come puoi distrarre le guardie. Bene, allora. No, pronto.
premi il tastino. Okay, sta funzionando. Questo video, ma perché l'hai messo tu? Non lo fatto apposta. Guardia, aiutami. Ti salverà neanche la guardia. Sta funzionando. Questo video. Sta funzionando. Guardia, aiuto, spegni il telefono. Ammazzerò te e tutti quelli attorno a te e quelli sopra e sotto di te. Mio Dio. Ti ammazzerai a te. Che hai fatto? No, non era questo che dovevi fare! Che hai fatto? No! Sta dormendo, okay. Giuro! Ok, speriamo non se ne accorgano, c'è la telecamera proprio lì sopra, mannaggia! No, è successo niente! Va bene, dai, entriamo, dai, forza! Abbiamo poco tempo prima che si accorgano di quello che è successo! Forza, allora, prendi sta mappa, dov'è la mappa? Prendi la mappa, dai, muoviti! La cerco! Prendi la mappa, muoviti! Vedo sei in mezzo a questi fogli! Sì, dai, non abbiamo tempo. Faccio un attimo da palo qua. Qua c'è. Mio Dio, la guardia bolletta, in mezzo qua. Dai! Flint, muoviti! L'ho trovata, okay. Eccola, oh, bene, quindi esiste, ecco. Davvero, forse. Sì, okay. Sì, possiamo andare di sotto. Sì. Ok, sì, te la sei arrotolata nella tasca che non si veda? Sì, okay. Sì, l'ho rubata, bene, andiamo. Tutta. Quindi questa, tu sei sicuro che ci sia una piantina sul dove sì. Si trova questa fogna e l'accesso alla fogna? Sì, sono sicuro. Ok, bene. Cosa c'era nel telefono? Perché io non ho capito più niente. Un certo niente, punto. Meglio che lo hai tolto, per fortuna. Oh. Meglio che lo hai tolto. Vieni un attimo sotto questo sottoscala qui, che non c'è gente che ha occhi indisturbati, forse. Gli occhi sono buoni. Non lo so, sono gli occhi degli altri, è un modo di dire. Senti, tira fuori sta mappa. O dalla me o tirala fuori. Ma il ketchup? Sì, sta... Appena mi danno... Adesso dovrei piegare i vestiti, se devo fare qualche lavoro. Quindi appena mi danno un lavoro in cucina ti metto il ketchup ex. Oddio, non mi guardare così. Va bene. Guarda qui. Beh. Io non ci capisco niente, però... Vedi tu. Dio, effettivamente è un po' una mappa un po' comprensoria, c'è tutta Los Santos qui. Allora, però guarda, ok, questa è la prigione. Sì. Sì, quindi qua sembrerebbe che, come hai ragione tu, ci sia un tunnel sotterraneo che ci porta di fuori. Flint, hai ragione, avevi ragione. Sì. È segnato, avevi ragione. Oh mio Dio, ok, allora sappiamo sì. Anche dove si trova. Si trova all'interno 8B. No, 9B, 9B, 9B. 9B, quelle 6, quelle 4, quelle 7, quelle 6, quelle 9. 9, lo vedo laggiù il 9. Era 4, 9A, questo è 9A. Quindi quello 8, dopo, ok, dobbiamo trovarlo lì. Allora, okay. Vediamo un attimo, seguimi. Anche se, non so se lo facciamo adesso. Anche se lo troviamo, non scappiamo adesso perché dobbiamo prima organizzarci un po' di cose. Anche perché dobbiamo. Che cosa guardi? Va bene. Oddio, l'hai spaventato a morte. 9B, ok, eccola qua, 9B. Ok, sì. Allora, aspetta, un attimo solo. Capiamo da dove caspita è l'entrata che è segnata sulla mappa. Secondo te da che parte è? Se riesci a capire qualcosa dalla mappa. Sembrerebbe essere un condotto elettrico, una cosa simile. Elettrico? Sì, qualcosa di elettrico qui. C'è qua. Però non credo che sia questo. C'è una maniglia, ma non mi pare sia questo. No, dalla mappa è dietro. Aspetta, non ci sono guardie, Guardami se ci sono guardie che tiro fuori la mappa di nuovo. No, non c'è nessuno. C'è nessuno? È questo. Oddio, sì, è questo. Elevator shaft, giusto? Sì, sembrerebbe essere lui. Okay, benissimo. Come lo apriamo? Questa è una bella domanda, come lo apriamo. Hai degli attrezzi? Aspetta, forse c'è il metodo Flynn. Vediamo il metodo Flynn. No. Non sta funzionando il metodo Flynn. Prova il metodo Jordi lì. Metodo Jordi. Sì, aspetta che mi levo di mezzo. Flynn? Ah, meno male, mannaggia la miseria. Guarda, mi hai fatto prendere un colpo. Allora, dobbiamo trovare degli attrezzi per scassinare. No, infatti, dobbiamo trovare degli attrezzi per scassinare sta cosa. Mettiamo via la mappa, tanto ormai l'abbiamo trovato, quindi si trova al 9B. Cosa devo prendere? Come lo apro? Cosa sicuramente ti serve? Ci serve una torcia, quindi dobbiamo rubarla a qualche guardia e un piede di porco. Allora, facciamo così. Io mi occupo della torcia e poi vado a prenderla a modo di Jordi. Facciamo così, ci troviamo qui questa notte, prima che si chiudano i cancelli. Quanto è già buio. Va bene. Quindi oggi devi trovare la torcia. Mi raccomando, presentati con la torcia. Allora, anche se forse è più importante il piede di porco, ma comunque. Io so come prendere la torcia. L'ultima volta me l'hanno data.
Ok, bene. Ragazzi, non avrei mai creduto, ma forse ce la stiamo facendo finalmente. Quindi, dobbiamo solamente riuscire a trovare questo piede di porco. Avete qualche idea su come farlo? Io sinceramente no. Detto ciò, ragazzi, serviamo a 6.000 like e 400 commenti sotto questo video. Una volta usciti da qua, andremo a rubare a nuovi concessionari di auto. Che siano Audi, BMW, Mercedes, ve lo faccio scegliere a voi su Instagram. Andremo a rubare altre supercar. Allora, mi è venuto in mente, ragazzi, che l'unico modo però la guardia mi sta guardando. Lo vedete? Quella che hanno rimpiazzato. Sta comunicando qualcosa, forse? Stiamo molto attenti? No. Ok, forse falso allarme. Se riuscissi a entrare dentro questa porta senza farmi troppo vedere, ok? Questa è una porta aperta, comunque accessibile, perché i manutentori entrano qua dentro, ma qua secondo me riesco a trovare qualcosa che è simile a un piede di porco. Ok, vediamo se trovo una minima cosa, ragazzi. Ok, ho trovato una sigaretta, non mi interessa. Ho trovato delle viti. Cavolo, non c'è un piede di porco, niente da fare. Forse qualcosa c'è. Ah, queste sono le... Ah, questa è la detenzione massima, quella di massima sicurezza. E stranamente non c'è nessuno a controllare la massima sicurezza, il che non è per niente male come situazione. Speriamo che non tornino. Vediamo dentro questi cassetti se c'è qualcosa. Sì, ok, ho trovato quello che mi serviva. Ho trovato quello che mi serviva, un piede di porco. Te, ok, attenzione. Attenzione, c'erano 1000 attrezzi là dentro. C'erano cacciaviti, il piede di porco, forbici, di tutto e di più. Non so com'è possibile che dentro un carcere ci siano queste cose, ma purtroppo, per fortuna per noi, sembra che gli siano sfuggite, il che è pericolosissimo comunque. Attenzione che non dobbiamo farci vedere dalle altre guardie. Chissà che fine ha fatto Flint, chissà se è riuscito a trovare quello che stava cercando. Oh sì, i miei muscolini. Oh Flint. Sì, i miei muscolini li spingo. Io spingo. Oh sì. Oh, i muscolini. Oh, spingo. Io Flint. Spingo. Oh no. Hai trovato la torcia? Oh, che succede? Cioè, che succede? Che cosa devo fare? La torcia, la torcia! Mi ero scordato. Vieni con me. Sì, certo. Vieni. Che vengo con te. Sarà una cosa un po' difficile, però la possiamo fare insieme. Io intanto sono riuscito a trovare il resto, Bravo, adesso okay. Guarda, vedi quel tizio là sotto la scala? Quello che vende le cose, sì. E sicuramente lui ce l'avrà una torcia, però non so bene come... No, ma no che non ce l'ha, certo che non ce l'ha la torcia. Proviamo a chiederglielo. Aspetta. Ma è inutile, non ce l'ha la... Vabbè, vieni con non me. Ce l'ha la torcia. Non ti dico che non ce l'ha la torcia. Aspetta. Senti, amico, lo so che è un po' chiederti tanto, però... Ho la torcia, ho la vita. Wow. Ce l'aveva, hai visto? Te l'ho detto. Ma come ce l'ha? Mettila via, non si può. È la guardia lì, oh. L'ho capito, scusa, volevo vedere se funzionava. Mannaggia, che altri oggetti c'ha? Ma com'è possibile? Lui è tutto, è solo che è un pochino, come dire, ai prezzi un po' alti. E io, hai visto come tratto bene? Sì, il Flynn tratta bene. Ok, l'importante è che ce l'hai, l'importante è che ce l'hai. Ok, sì. Allora dai. E ora ci troviamo prima che chiudano i cancelli, la sera, ok? Quando fa già buio, okay. Va bene? Vabbè, quindi vado in cella. Sì, adesso vai in cella, fai come se nulla fosse, fai quello che devi, lavora. Le guardie non vogliono che lavoro io troppo, perché poi mi arrabbio e quando mi arrabbio rompo le ossa. Va bene. A dopo. Ottimo, ragazzi. Bene, quindi avete capito il piano? Spero di riuscire a fare tutto con le tempistiche giuste e trovarci prima che sia tardi. Ok, ragazzi, sono le 22, che significa che stanno per chiudere i cancelli, ma sono ancora aperti. Abbiamo ricevuto l'ultimo pagamento della giornata da $200, come vedete, e adesso vado a prendere velocemente qua Flint. Flint, dai, forza, è arrivato il momento, dai. Hai tutto? Ce l'hai, te lo sei portato dietro, appresso? La torcia, sì. Sì, ok, perfetto, vieni con me. Usciamo, okay. Speriamo che le guardie non ci dicano che adesso stanno per chiudere, di rimanere dentro, perché purtroppo le uscite sono... Senti, facciamo così, usciamo da questa parte e vediamo se non se ne accorgono. Al massimo, okay. Se dobbiamo distrarle, distraiamo, però... Come prima? La distraggo l'altra? No, vediamo... Ok, ci fanno passare, non ci hanno detto niente. Allora, credo che dobbiamo passare da che parte questa? Attento a non far aprire la porta qua, che così non sente la guardia. Va bene, vado piano. Ok, non sembra dire nulla, perfetto. Ok, allora, sono riuscito a trovare un piede di porco dentro un cassetto. Cioè, nella massima sicurezza, incredibile, c'è una zona di controllo dove non c'è nessuno che controlla, incredibile. E nella massima sicurezza, è la cosa più pazzesca che abbia mai visto. Io ci sono stato un sacco di volte. Cioè, perché sei stato la massima sicurezza, tu sembra che non fai male a... Ah, giusto, Jordi, è vero, mi dimentico a volte. Ok, allora prepara la torcia.
Io preparo. Aspetta, la prendo subito. Sì, prendila subito che io prendo. Attento a non accenderla, perché qua le guardie che sono sui tetti potrebbero vederci. E stai lontano dalle luci. Stai lontano dalle fonti di luce. Bene, vieni qua con rompi me dietro. Le luci. No, no, non rompere niente, perché sennò se ne accorgono. Non rompere niente. Ok, siamo al 9B, ok? O la va o la spacca, amico mio. Spacca, spacca. Attento alle luci. Attento alle luci, non farti vedere. Okay, qua dietro, qua dietro, qua dietro. Ti sto seguendo. Sì, bravo, seguimi. Vieni qua sotto. Attento qua che c'è una luce di emergenza che gira. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, vieni. Vieni, Flint. Va bene. Vieni giù. Vieni giù. Ok. Oh mio Dio. C'è un tunnel davvero, Flint. Scendi. Arrivo. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Vieni giù, vieni giù, vieni giù. Oh arrivo. Mio Dio. Ma cosa caspita hai scoperto? Ho fatto bene ad essere l'unico ad ascoltare. Oh, Flint. Già la miseria. Ok. Via. Vieni giù, vieni giù, vieni giù. Aspetta. È un po' paura del buio. Ecco. Non ti preoccupare. Usa la torcia. Usiamo la torcia. Mio Dio. Non ci posso credere. No, è amico no, nostro. Caspita, guarda che ho un piede di porco in mano. E va non bene. Ho paura di usarlo. Ma okay? Che vedo un'ombra mi fa paura. Non ci credo che abbiano costruito questo sotterraneo. Mio Dio. Qua fa una curva. Secondo te cosa l'hanno costruito a fare questo posto? Perché c'è? E non lo so, forse mio una Dio, volta... ma è fantastico. Cioè, ti giuro, grazie, grazie, Flim. O Jordi, o chi devo ringraziare. Ok? Sì, okay. Non vedo l'ora di avere il mio ketchup. Sì, vai avanti. Vai avanti, vai avanti. Vado avanti io. Vai avanti che hai la luce. Va bene. Allora mio io Dio, non ci procedo. Posso credere. Una volta... Secondo te sbuca fuori questo? Secondo la mappa non si capiva bene, ma si capiva che c'era un tunnel, ma non si... Da qualche parte sbucherà. Io una volta sono stato in un posto come questo. Non è finita bene. Insomma, speriamo che finisca bene questa volta. Ma io vado. Okay. Vai, prendo un'altra di separazione si qua. Si gira qui. Lo so che si gira, cosa devo farci? Si va anche oh, su. Oh mio Dio, porta fuori! Libertà! 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 Non ci credo, non e ci allora credo. Come facciamo? Qua, vieni con me, vieni con me. Dobbiamo fermare il traffico. Vieni con me. Fermo! Fermati! Fermati! È cattivo, fermati quello? Con quella macchina! Fermati con quella scendi. Macchina, signora! Scendi! Scendi! Sali, Jordi! Sali! Sali, 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 sali! Ma andiamo via! Andiamo via, andiamo via! Oddio! Non ci posso credere! Non ci posso credere! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Aspetta un attimo, aspetta un attimo, aspetta un attimo! Cosa sono queste sirene? Oddio. Le senti? Ci hanno scoperto, forse! Scendi, uccidili! No, 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 non scendere, ucciderli! Non scendere, Flint! Non scendere, Flint, non scendere! Scendi, uccidili! No, no, Flint! Oh, mamma! No! Ok, io devo scappare, però.